L'Acudi Podcast. Dialoghi sul cospirazionismo a partire dal libro di volume 1, L'Acudi Complotto. Edizione Allegre, Roma 2021. Prima puntata. Lei, per cortesia, vuole aprire questo libro? Dove vuole lei? Dove voglio io? Dove vuole lei? Fissi la sua mente, il suo sguardo, su una riga. In buona... Non facciamo scherzi. No. Lei deve essere onesto come io sono onesto. Stia tranquillo, guarda, beh, milioni di spettatori stanno vedendo che ho indicato... Grazie. Attento, che ho indicato la frase che mi sta a cuore. Bene, stia attento. Tra noi due ora esiste, anzi si interpone, una nebbia. Una nebbia fittissima, giallastra. Attraverso questa nebbia io cercherò di individuare il concetto di quello che lei sta leggendo. È chiaro? D'accordo. Che non posso assolutamente conoscere. Mi guardi bene. Silenzio, per piacere. Ragazzi, per cortesia, silenzio. La truppa è un pochino eccitata. Silenzio, anche lei. Silenzio. Questo non si duplicherà mai. Attenzione. E io non ho doti paranormali, eh? Non sono un paragnoste. Sto vedendo un biscotto, non sorrida, vedo un biscotto, un commestibile, una galletta, un biscotto, sulla superficie di questa galletta, di questo biscotto, ci sono delle linee orizzontali e verticali. La galletta non è altro che una finestra sbarrata con delle sbarre di ferro potenti. Potenti. Si concentri molto attentamente. Una frase ermetica, incomprensibile, misteriosa, ecco appunto, misteriosa. La dica, sì. Stia attento, si concentri, pensi fortemente, misteriosa, è il mistero. Il mistero di una cella, dica la verità! È questo? Il mistero di una cella, sì, no, veramente, complimenti. Complimenti, per te. Buongiorno a tutte, tutti e tutto. Sono Mariano Tomatis e mi occupo professionalmente di magia come storico e critico dell'illusionismo. Molte delle vicende che ruotano intorno a QAnon sembrano tratte da vecchi fumetti americani del genere horror sovrannaturale, tra vampiri in giacca e cravatta e donne lucertola che passeggiano per Manhattan. Per inaugurare questa serie di podcast sul tema serviva qualcuno disposto ad addentrarsi in una terra pericolosamente in bilico tra l'orrore e l'incanto, senza il timore di sporcarsi le mani o di perdere la bussola. E quindi, eccomi qua. Vi do il benvenuto a questa serie in compagnia di Booming 1, autore del libro L'Acudi Complotto. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutte e tutti. Sto per rivolgerti una frase apertamente contraddittoria. Come sempre hai scritto un libro eccezionale. E non uso l'aggettivo eccezionale con l'entusiasmo un po' finto delle pubblicità dei detersivi, ma proprio in senso letterale. Intendo che L'Acudi Complotto è un'eccezione rispetto ai libri che si occupano dello stesso tema. Dico come sempre... perché anche se sembra in contraddizione con l'eccezione, lo sguardo obliquo e la scrittura spiazzante è qualcosa che caratterizza voi Wuming da sempre. Ed è una tendenza che ha assunto un nome più preciso quando avete iniziato a parlare di oggetti narrativi non identificati. Da appassionato di magia e occultismo puoi immaginare la mia curiosità per una famiglia di testi che rivendicano apertamente un margine di mistero e si dichiarano riluttanti a farsi inquadrare in un genere preciso. Di cosa ti occupi esattamente è una delle domande che mi vengono rivolte più spesso, a cui faccio sempre difficoltà a rispondere. Che cosa sia esattamente un oggetto narrativo non identificato è una domanda altrettanto difficile, perché è in contraddizione con i margini di incertezza che contiene nel nome. Se non è identificato, come faccio a dirti cos'è esattamente? Voi Wuming, e tu in particolare, avete trovato un modo sghembo per rispondere, che è quello di scriverli. L'Acudi Complotto è un oggetto narrativo non identificato e in questo è un'assoluta eccezione rispetto agli altri libri che si occupano di smontare le fantasie di complotto che si sono aggregate intorno all'etichetta di QAnon.
Il libro è diviso in due parti e le prime 400 pagine hanno un titolo che da solo potrebbe riempire di riflessioni questo nostro incontro. Romanzo di un'inchiesta. Verrebbe da dire, deciditi, o scrivi un romanzo o scrivi un'inchiesta. Tu invece fai entrambe le cose e non perché le indagini di mercato dicono che i romanzi vendono più dei saggi. Lo fai perché per smontare una narrazione sorprendente ci vuole una narrazione più sorprendente. Ci spieghi meglio questa cifra che contraddistingue il tuo approccio al debunking? Dunque sì, nel momento stesso in cui ho deciso di occuparmi di QAnon, mi sono reso conto subito che fare inchiesta in maniera ortodossa, strettamente giornalistica, oltre a non essere mai stata la mia cifra, in questo caso sarebbe stato particolarmente inefficace, sconsigliabile, perché potenzialmente controproducente. Abbiamo visto che di fronte alle fantasie di complotto, il debunking, il fact-checking, lo smontaggio razionale possono poco, perché sono pratiche discorsive e metodologie che si muovono su un terreno che non è quello dell'oggetto che vogliono andare a mostrare, esporre, denunciare. Le fantasie di complotto si muovono sul livello del mito, che non viene intaccato dall'argomentazione razionale. Bisogna fare qualcos'altro. Chiaro che l'argomentazione razionale è necessaria, l'inchiesta, la controinformazione vanno fatte, ma non ci si può limitare a questo per tanti motivi che nel libro vado a spiegare. E quindi fin da subito ho detto, le armi che voglio mettere in campo, insomma le armi che voglio sfoderare, che voglio utilizzare, devono essere variegate, mettere in opera una molteplicità di approcci, di stili, di registri, di scelte, di esperimenti, tutto questo continuando però a fare inchiesta, quindi usare tecniche letterarie. Io sono un romanziere, sono di formazione uno storico, anche se poi non ho mai fatto lo storico, non ho fatto ricerca in quell'ambito lì, quello accademico, storiografico in senso stretto, però ho quella formazione lì e da un quarto di secolo lavoro con la storia in altri modi. Una formazione storiografica, un metodo storico critico, ma tecniche letterarie, perché sono un romanziere e in tutti questi anni ho acquisito delle tecniche per narrare, mantenere un senso di meraviglia, di stupore, di questo poi ne parleremo credo approfonditamente, cercare di raccogliere la sfida di QAnon e delle fantasie di complotto con una narrazione che fosse al tempo stesso smontaggio, ma anche mito contrapposto, contronarrazione, che intercettasse le stesse esigenze che le fantasie di complotto intercettano, e anche in questo caso un'esigenza di incanto, di stupore, di meraviglia, ma anche una critica del sistema. Il difetto che ha molto debunking è quello di non criticare il sistema. Spesso, anzi, il debunker passa come il cane da guardia del sistema, del pensiero unico, della visione dominante delle cose, e spesso lo è davvero, perché nel suo discorso ogni critica dello status quo è negletta. Ci si concentra nel dimostrare che le fantasie di complotto si appoggiano su degli assunti falsi, ma non ci si interroga su perché esistano quegli assunti, appunto quali bisogni, quali istanze soddisfano. E queste istanze, lo dico anche nel libro, sono istanze di critica del sistema. Al fondo c'è un malcontento, una rabbia nei confronti dello stato delle cose che viene intercettato dalle fantasie di complotto. Allora fare un debunking che fosse anche critica del sistema e che andasse a lavorare sui nuclei di verità che le fantasie di complotto sempre contengono, e valorizzare quei nuclei di verità al tempo stesso ricettando gli sviluppi e le conclusioni che il cospirazionismo invece trae da quei nuclei, tutto questo come poterlo fare con un'inchiesta normale? Non era possibile, ci voleva l'oggetto narrativo non identificato, come dicevo prima, una molteplicità di approcci, di tecniche, e sempre mantenendo insomma quello sguardo
stuporoso, che non vada con livore a forare il palloncino, è la metafora che uso ripetutamente nel libro, cioè che non cercasse di imporre la verità razionale, unica, dello scettico che denigra ogni forma di incanto. Ecco, di incanto nelle nostre vite abbiamo bisogno, non è certo l'incanto QAnon, quello che ci serve, anzi quello lo dobbiamo proprio rigettare, ma senza rigettare l'idea stessa di incanto. Mi fai venire in mente che nel libro che ho scritto con Ferdinando Buscema, L'arte di stupire, cerco di mappare i diversi modi in cui si manifesta la meraviglia. E una delle esperienze l'avevamo chiamata «Ehi, ma sono io!» È quel tipo di cortocircuito che capita quando osserviamo distrattamente una fotografia e all'improvviso ci accorgiamo che la persona che stiamo guardando siamo noi. Il giocoliere Philippe Petit, per esempio, si appostava in strade di Parigi poco frequentate, rubava il portafoglio a un passante, correva intorno all'isolato e glielo faceva ritrovare. Ancora prima di accorgersi di non averlo più, la persona viveva in sequenza due eventi molto improbabili, non solo quello di trovare un portafoglio per terra, ma di trovare il proprio portafoglio. Ecco, la Q di complotto mi ha fatto vivere la stessa esperienza, perché a pagina 255 mi sono ritrovato nel libro. È scritto con quello che sembra uno scioglilingua, uno scettico ormai scettico nei confronti dello scetticismo, che è una definizione azzeccatissima. C'è un doppio elemento, personale e politico, nella mia lettura di quel capitolo. Quello personale è legato a un certo disagio che ho provato a lungo militando nelle associazioni scettiche, i cui tratti mi sono diventati chiari proprio leggendo la tua analisi. Nel libro metti il dito nella piaga, segnalando i punti deboli e la sterilità di un certo approccio al debunking, quella che... E qui la cosa si fa politica perché un debunking non efficace fa il gioco del sistema. Tu racconti in particolare il nostro incontro e le riflessioni incrociate che abbiamo fatto sull'illusionismo e sulla possibilità di usarlo come antidoto al razio suprematismo e a quella che hai chiamato la sindrome del foratore di palloncini. In che modo la magia dei prestigiatori può avere questa influenza su chi scrive e chi fa indagine? Allora, gli illusionisti, i prestigiatori, i maghi, sono dei tecnici dello stupore, dei professionisti, degli artigiani, degli artisti dello stupore, dell'incanto, della meraviglia, con i loro numeri e con i trucchi sottesi ai loro numeri, producono incanto, stupore, potenzialmente possono far vedere la realtà da un'angolatura diversa, inedita, che sorprende, che fa riconsiderare la propria posizione nel mondo. Quando un numero di magia riesce e produce il proprio incanto, chi vi assiste per un istante comunque vede la realtà in un modo diverso. Però le organizzazioni scettiche e i debunker non hanno interpellato i maghi per questo motivo. Dai tempi di Houdini, che poi in realtà si direbbe Houdini, però in Italia abbiamo cominciato a parlarne importandolo dalla Francia e quindi da allora ci portiamo dietro questo accento sull'ultima sillaba e quindi se dici Houdini la gente forse nemmeno capisce di chi tu stia parlando. Comunque dai tempi di Eric Weist, nome d'arte Harry Houdini, in avanti passando per un altro famosissimo mago debunker di cui parlo anche nel libro, che è James Bandy, fino appunto ai nostrani maghi debunker, che sono ad esempio Sylvan, è uno che è noto per avere esposto i trucchi di vari guaritori sensitivi, eccetera. Questi maghi sono entrati nel discorso prima sul paranormale, poi sulle pseudoscienze in generale, insomma sul falso, in quanto bravi denunciatori del falso, poiché lo praticano. Vale a dire che, essendo esperti di trucchi, loro potevano, ed è quello che hanno fatto in tutti questi decenni, mostrare che il sensitivo, il guaritore, il medium usavano dei trucchi. Erano praticamente dei prestigiatori che si spacciavano per altro. Millantavano un altro mestiere, cosa anche poco etica, poco deontologica e che ha sempre giustamente anche fatto saltare
la mosca al naso ai maghi che invece dicono di essere tali, al prestigiatore che dice il mio mestiere è il prestigiatore, io faccio la magia ma la faccio con il trucco. Invece ci sono dei prestigiatori che dicono io faccio la magia perché ho poteri magici, e questa cosa qui è quella che insomma ha sempre fatto inalberare i colleghi più onesti. Quindi i prestigiatori sono entrati nell'agone con uno scopo puramente negativo, distruttivo, far vedere che Tizio è un ciarlatano, Caio è un truffatore e così via. Il loro lavoro l'hanno anche fatto bene, ma non ha ottenuto i risultati sperati, perché a monte ci sono quei problemi che ci siamo detti del debunking, che non può convincere su un livello quando la persuasione opera su un altro. Appunto, la razionalità, il raziocinio stanno su un piano e il mito, l'incanto, eccetera, stanno su un altro. Eppure quell'altro piano, quello dell'incanto, quello del mito, i prestigiatori lo praticano a tempo pieno, è proprio il loro mestiere. La cosa che andrebbe auspicata è un coinvolgimento dei maghi, delle maghe, ricordiamo sempre che noi ci stiamo battendo anche sul piano di politiche di genere all'interno del mondo dell'illusionismo, un coinvolgimento per la pars construence, cioè la parte inventiva, creativa, fondativa, la ricerca di un incanto critico. Stiamo parlando, usiamo ossimori, no? Come hai premesso tu all'inizio, ma degli ossimori che ti forzano a pensare in un'altra maniera. Cosa può essere un incanto critico? Stiamo parlando appunto di un terreno che potremmo praticare meglio se chiedessimo ai prestigiatori, agli illusionisti, di non essere solamente degli smontatori. Ci sono nella magia contemporanea dei percorsi, dei filoni, degli esperimenti che sembrano già alludere, propellerci in quella direzione. Quando vediamo un mago che fa debunking, c'è un elemento di incanto diverso che però non viene sviluppato. Quando noi vediamo quel famoso video del 1977 di Silvan a TG Luna, che replica, migliorandolo addirittura, rendendolo ancora più conturbante, un numero di magia del sensitivo, presunto sensitivo, Gustavo Adolfo Roll, indovinare una frase in un libro chiuso. Quando noi vediamo quel video siamo anche incantati da come Silvan ci arriva, e però la conclusione che viene tratta è sempre quella destruens. Mi hai dimostrato, quantomeno mi hai fatto pensare, che in realtà Roll non sia un sensitivo ma usi dei trucchi. Quella lì è l'interpretazione più piatta, perché in realtà Silvan sta anche contrapponendo una forma di incanto critico, ti fa vedere, io ti dico fin da subito che c'è il trucco, ma tu, pur sapendo che c'è un trucco, sei incantato, c'è la meraviglia, c'è lo stupore di fronte a come io realizzo questo effetto, migliorandolo rispetto ai resoconti di come lo fa Roll. Quindi un mago che usa dei trucchi è più mago di un mago che si finge un mago vero. Dovrebbe essere ciò che ci ispira nell'andare oltre il debunking, nel coinvolgere i maghi. Si possono fare esempi dalla magia, dall'arte, da tanti ambiti che di solito il debunking vede come o al proprio servizio utilitario come la magia, oppure estranei al proprio agire come l'arte. Mi ricordi quella volta che a Bologna ci siamo fatti grasse risate davanti ai numeri di magia dei miei due illusionisti preferiti. È stata la volta in cui ti ho detto che il vostro approccio alla scrittura mi ricorda quello che Penn and Teller hanno verso l'illusionismo. Per chi non li conosce, sono gli Eio e le storie tese della magia, Penn and Teller. Ci racconti perché hai ospitato tra le tue pagine due illusionisti di Las Vegas, e in particolare loro? Sì, allora, il mondo di Penn and Teller, chiaramente le luci di Las Vegas sono quanto di più lontano dall'anticapitalismo, no, del libro. E anche Penn and Teller, politicamente, diciamo, nella loro vita extra palcoscenico,
sono molto lontani dalle posizioni che Wu Ming tiene su quasi, però su quel palcoscenico loro hanno un modo di fare magia che può essere molto utile e ispirante. Non a caso il paragone tra la nostra poetica, di cui parlerò tra poco, del mostrare la sutura, queste immagini che utilizziamo, e alcuni cruciali numeri di magia di Penn & Teller, non a caso quel paragone poi è stato fecondo, perché ha avviato una lunga catena di riflessioni, di meditazioni, anche di analisi e di ulteriori narrazioni che poi hanno trovato la loro sintesi nella Q di Complotto. Noi, quando scriviamo oggetti narrativi non identificati, in realtà anche quando scriviamo i romanzi, semplicemente in un altro modo, teniamo aperta l'officina, mostriamo i ferri del mestiere, facciamo vedere come abbiamo fatto la tal cosa, come siamo intervenuti su tale spunto. C'è tutto un livello di verifica del proprio lavoro assieme ai lettori, di confronto con lettrici e lettori sul nostro lavoro, di spiegazione. Detta così può sembrare uno spezzare l'incanto, ma come? Io mi godo un romanzo, mi godo la narrazione, perché mi devi raccontare tutte queste cose sul suo dietro le quinte, su come hai lavorato, eccetera. Ecco, noi invece riteniamo che quel momento lì sia fondamentale. Ne abbiamo fatto un momento chiave della nostra poetica, spiegare i nostri trucchi, e cerchiamo di farlo in un modo che non spezzi l'incanto. La vera sfida è quella lì, integrare la spiegazione all'interno del nostro lavoro in un modo che appunto non fuori alcun palloncino, ma ti faccia vedere delle due perché il palloncino sta in aria, come lo si gonfia. Negli oggetti narrativi non identificati questo momento di spiegazione non è esterno al libro, come succede nel romanzo. Di solito quando scriviamo un romanzo esce, dopodiché noi sul nostro blog, durante le presentazioni pubbliche, abbiamo quel momento di confronto, verifica, spiegazione. Nell'oggetto narrativo non identificato quel momento lì è integrato nella narrazione stessa, vale a dire gli oggetti narrativi non identificati sono dei libri che continuamente riflettono sul proprio farsi, sul proprio graduale comporsi, e in cui c'è una voce che è la voce che insomma corrisponde grosso modo a quella dell'autore, dico grosso modo perché in realtà anche quella voce è un personaggio, quell'io narrante non è l'autore, è il personaggio che corrisponde all'autore. C'è sempre un elemento anche sottile di autofiction, anche nelle autobiografie più fedeli, quelle in cui proprio chi le scrive si premura di dire le cose nella maniera più esatta possibile su se stesso, comunque quello che c'è sulla pagina è sempre un personaggio. Lo scarto può essere minimo, ma comunque esiste, c'è sempre un piccolo elemento, una lamina di autofiction che viene infilata nelle fessure, non fosse altro per la scelta dell'ordine in cui raccontare le cose, per gli stratagemmi letterari che vengono usati in un'autobiografia. A maggior ragione l'io narrante di un oggetto narrativo non identificato, come è anche la Q di Complotto, è un personaggio, non può corrispondere in toto all'autore. Ecco, quel personaggio però riflette continuamente sui vari passi dell'inchiesta, della ricerca, ed è per questo che la prima parte della Q di Complotto è chiamata romanzo di un'inchiesta. È una narrazione dell'inchiesta, addirittura una narrazione retrospettiva. Ad un certo punto è come se l'io narrante si fosse fermato, indeciso sul da farsi, e per darsi da solo il calcio nel culo per andare avanti guardasse all'indietro a tutto il lavoro fatto riepilogandolo. Questo è, diciamo, lo stratagemma narrativo generale nella prima parte del libro, è questo sguardo all'indietro. La domanda inespressa è: ma cosa sto combinando? Che cazzo sto facendo? In che groviglio mi ritrovo? E allora, per cercare di capire in che groviglio si ritrova, il narratore, l'io narrante, guarda all'indietro a tutto il lavoro fatto e prova a rimetterlo in fila. È un macro stratagemma, una cornice
che avevo già utilizzato nel mio libro del 2016, Un viaggio che non promettiamo breve, il libro sulla lotta no TAV, i primi 25 anni di lotta no TAV in Valsusa, e l'ho utilizzato anche questa volta. Quindi vuol dire quello, romanzo di un'inchiesta, e la narrazione di un'inchiesta con degli elementi di autofiction, perché ad esempio l'ordine in cui ho scartato o viceversa adottato o creato ad hoc alcuni concetti non è proprio quello, le cose non sono andate esattamente in quella successione, ma comunque è quello che è successo. L'elemento di autofiction sta in questo caso nel montaggio, nel fatto che questo io narrante dice delle cose e ne omette delle altre, sempre a maggior gloria del testo. Raccontare una storia con ogni mezzo necessario è uno dei nostri motti, e quindi tutti questi mezzi vengono utilizzati purché siano necessari. È lì dove cade l'enfasi, l'accento, necessario, no, non qualunque mezzo, perché sarebbe un divertismana, ti faccio vedere che so scrivere anche così. No, si usa un mezzo anche magari appunto sorprendente, una tecnica inaudita, ma se serve a raccontare meglio la storia, in questo caso a raccapezzarsi meglio di fronte al fenomeno QAnon e al cospirazionismo in generale. Mi ricordi un altro punto di vicinanza tra il tuo e il vostro approccio e Penn & Teller? Nel 2005, nella loro serie Bullshit, hanno dedicato una puntata alle cospirazioni, e nella sezione dedicata al complotto per uccidere Kennedy hanno proposto un filmato che è un po' a metà tra la dimostrazione circense e l'esperimento scientifico. Per negare la versione ufficiale, secondo cui il presidente è stato colpito alle spalle, i complottisti fanno notare che nei filmati dell'omicidio la testa di Kennedy viene scaraventata all'indietro. Sembra strano, perché ci aspetteremmo che la testa cada in avanti se il colpo arriva da dietro. Dopo essersi procurato lo stesso fucile usato a Dallas quel giorno, Teller spara un'anguria e fa vedere che il frutto cade nella direzione di chi spara e non viene proiettato in avanti. Un debunking fatto attraverso immagini così memorabili mi fa venire in mente la seconda parte del libro, dove individui i punti di contatto tra QAnon e il vostro romanzo Q, raccontando in particolare i trabocchetti e gli scherzi che avete organizzato come Luther Blissett quando si trattava di contenere il panico satanico che dagli States era arrivato in Italia. Dalla scomparsa di Harry Kipper fino alla tarantella dei satanisti di Viterbo, di immagini memorabili vi intendevate? Sì, c'è un filo che lega i numeri di magia di Penn & Teller, a cui alludevo prima, non li ho ancora spiegati, ma lo faccio ora perché è il momento. Quello sparo a un cocomero che hai appena evocato, che è il momento più bello di una puntata della loro trasmissione Bullshit di Penn & Teller, che per il resto appunto in realtà nel libro critico l'impostazione di quella trasmissione, ma quello è un momento di meraviglia, bellissimo, e le beppe di Luther Blissett. Penn & Teller molto spesso eseguono un numero di magia e subito dopo spiegano che trucco hanno usato, ma il modo in cui lo spiegano e lo mostrano, anziché diminuire, diciamo, il tasso di magia, lo aumentano. È un incanto di secondo grado, come anche tu una volta hai scritto, perché il primo incanto è appunto il trucco, la magia, e il secondo è un incanto più complesso, perché rimani incantato di fronte a tutto il lavoro che c'è dietro la riuscita di un trucco di magia. Lavoro di destrezza, lavoro fisico, lavoro concettuale, lavoro teorico, e quindi quando loro ti fanno vedere come hanno realizzato quella magia, tu rimani ancora più incantato. Quando ad esempio realizzano il numero dell'uomo tagliato in tre, che si chiama nella loro versione Lift Off or Love, Penn porta in giro tre scatole al cui interno ci sono altrettanti pezzi di Teller: la testa, il busto e le gambe. Teller è entrato in una scatola verticale che subito dopo Penn ha diviso in tre, e mentre porta in giro queste scatole i pezzi del corpo di Teller sbucano: la testa, una mano, un piede e tutto quanto. Quando finisce, ricomponendo il corpo di Teller che esce integro dalla torre, diciamo dalla scatola verticale in cui era stato messo, scatta l'applauso.
Dopo però ti fanno vedere come lo hanno realizzato, e il modo in cui lo hanno realizzato è talmente sorprendente che aumenta, c'è più magia, no? Al tempo stesso, quindi, tu cosa hai fatto? Hai spiegato al pubblico che cos'è davvero il mestiere di illusionista. Gli hai fatto vedere una magia e poi il suo, come si suol dire, making of. Hai mostrato il palco, l'effetto da palco e il dietro le quinte, in questo caso addirittura più che di quinte bisogna parlare di sottopalco. Poi chi vedrà su YouTube il trucco capirà a cosa mi riferisco. Ha fatto vedere che il mestiere è anche sangue, sudore e lacrime, in questo caso molto sudore, c'è un lavoro fisico impressionante dietro questa cosa, e quindi mi ha fatto riconsiderare, mi ha fatto vedere quel mondo lì sotto un'altra luce, sotto non solo una altra luce, ma sotto più luci diverse. E la spiegazione diventa un prisma attraverso cui un raggio di sole passa, si rifrange, va in tante direzioni, e quindi lo stupore aumenta dall'uno al molteplice, potremmo dire, da un trucco a una molteplicità di effetti che la spiegazione del trucco produce. Il fatto che quando il colpo di fucile Mannlicher Carcano raggiunge la testa di John Fitzgerald Kennedy, la testa cade in una direzione contraria a quella che ci si aspetterebbe, è una sorta di trucco di magia operato dalla realtà fisica. Allora, uno potrebbe fare come Vincent Bugliosi, autore del libro di Debunking più completo, praticamente un'enciclopedia sul caso JFK, e spiegare per filo e per segno tutti i motivi fisici, proprio scientifici, per cui la testa di JFK si è reclinata in quella direzione anziché in quella opposta. E può fare così ed è debunking e non convince nessuno. Oppure può fare come Penn & Teller, sostituire alla testa di JFK un'anguria e procurarsi lo stesso modello di, perché anche quello lì aggiunge in campo, uno dice non è un fucile qualsiasi, sono proprio andato a cercarmi lo stesso modello di fucile dell'attentato, un Mannlicher Carcano appunto, e esattamente dalla stessa distanza sparo all'anguria e l'anguria cade nella direzione che nessuno si aspetterebbe, cioè verso lo sparatore. Ecco, e quella cosa lì invece è fortissima, è efficace e, volendo, appunto, è molto coerente col modo in cui Penn & Teller fanno magia. Mentre là, diciamo, spiegano un proprio trucco, qui spiegano un trucco della realtà fisica, e lo fanno in una maniera che aggiunge incanto, aggiunge, cioè conturba, cattura di più dell'ipotesi stessa che ci sia stato un complotto, un secondo sparatore dalla collinetta erbosa, eccetera. La realtà fisica che ha portato quell'effetto è talmente controintuitiva che è più, perdonami l'aggettivo, incantevole dell'idea che ci sia stato il secondo sparatore e quant'altro. Le beffe di Luther Blissett sono coerenti con questo scenario, ed è il motivo in fondo per cui siamo arrivati a occuparci di QAnon, passando attraverso il lavoro sul mostrare la satura, perché anche le beffe di Luther Blissett appunto erano delle narrazioni complesse, articolate, strane, sorprendenti, che poi a un certo punto noi, dopo che erano diventate notizie, dopo che erano arrivate sui media, noi rivendicavamo come in realtà nostre invenzioni, spiegavamo come avevamo fatto, e quella spiegazione non era semplice auto-debunking, come potrebbe sembrare, ma faceva parte dell'azione stessa, della beffa stessa, cioè per compiere fino in fondo la beffa bisognava rivendicarla e spiegarla, e questo aggiungeva incanto anziché toglierlo. Un artista che in mountain bike gira per l'Europa allo scopo di disegnare sulla mappa del continente la parola art, e che si perde sulla asta verticale della T al confine tra Italia e Jugoslavia, e di lui non si sa più nulla e i suoi amici sono preoccupati, e compaiono in varie città d'Italia volantini che chiedono a qualcuno se l'ha visto di telefonare al tal numero, di scrivere al tal indirizzo, eccetera, e questo attira l'attenzione di chi l'ha visto, che questa è una storia bislacca, stupefacente, conturbante.
Ma nel momento in cui viene fuori Luther Blissett che spiega che tutta la storia è stata meticolosamente inventata, preparata, che la troupe di chi l'ha vista è stata portata in giro a Bologna, a Udine, città da cui era passato Eddie Kipper e in cui aveva amici, poi questa troupe di chi l'ha vista è stata accompagnata a Londra, dove un cicerone inglese che millantava di essere amico di questo mago Eddie Kipper li ha accompagnati mostrandogli i posti della carriera di Eddie Kipper e tutto quanto, e che praticamente questa puntata, senza alcuna verifica, questa puntata era già stata preparata, montata, annunciata e stava per andare in onda, finché uno scrupolo proprio in extremis non ha convinto i redattori a telefonare all'ambasciata britannica a chiedere se esisteva veramente questo personaggio qua. Ecco, questo aggiunge stupore, aggiunge incanto. Com'è possibile, insomma, chi sono questi che si sono inventati questa storia, che l'hanno radicata in alcuni territori, seppure temporaneamente, che si sono organizzati a livello internazionale tra Inghilterra e Italia, che hanno portato in giro una troupe di chi l'ha visto, facendo spendere soldi dei contribuenti, perché è pur sempre servizio pubblico, e che appunto, se non ci fosse stato quello scrupolo in extremis, avrebbero rivendicato la beffa dopo la messa in onda. Lo hanno fatto al posto della messa in onda, ma comunque ha fatto scalpore. Ecco, quelle spiegazioni e ancora di più quelle legate alle beffe sataniste, quelle successive del biennio 96-97 che racconto nei dettagli nel libro, ecco, quelle spiegazioni aggiungono un elemento di stupore alla beffa, non è semplicemente auto-debunking. Quindi, come vediamo, c'è un filo che lega i numeri di magia di Penn & Teller, le beffe di Luther Blissett e quell'episodio, quell'esperimento fatto con l'anguria. Alla fine il principio è esattamente lo stesso, mutatis mutandis. Certo. Ho un'ultima curiosità prima di salutarci. Nella seconda parte del libro rendi esplicita una delle fonti a cui ti sei ispirato per i brevi riassunti che aprono ciascun capitolo. Quando si presentano al pubblico, tra Penn & Teller è sempre solo il primo a parlare. E uno dei personaggi del tuo libro ti fa notare che lo stesso avviene in un'altra famosa coppia, quella che mette insieme Powells e Bergier, gli autori del Mattino dei Maghi. Anche se firmano insieme i libri, a parlare è sempre solo Powells. Per un caso è anche dei due quello che inizia con la P. Con tutti i limiti che tu segnali, negli anni 60 i due autori francesi hanno fatto scuola nel proporre un approccio narrativo e letterario all'occulto e al complottismo. Per chi ha a cuore la deontologia del raccontare, Stefania Consigliere segnala l'ennesimo ossimoro che trovo fertile, la necessità di disincantare senza desertificare. E il Mattino dei Maghi in questa direzione segna una tappa importante. Che cosa ti ha spinto a mimarne lo stile, a proporne un superamento? Nel libro c'è sia una critica al Mattino dei Maghi, sia una serie di omaggi. Ad esempio, i sommari dei capitoli, quelli che sono sotto i titoli, in cui appunto c'è l'elenco scritto anche in maniera intenzionalmente criptica, a volte allusiva, ci sono dei titoletti che toccano i vari punti che toccherà il capitolo, anticipano una sorta di prolessi dei punti toccati, ma una prolessi che in realtà gioca molto col mistero, con l'allusione, col calambur, ci sono giochi di parole, ci sono citazioni di titoli, di film, e quindi non è semplicemente una prolessi. Quelle prolessi, quei catenacci, insomma quei sommari, sono ispirati a quelli del Mattino dei Maghi, che anche letti da soli, di fila, sono un'opera, possono essere un'opera a sé. Il Mattino dei Maghi è anch'esso un oggetto narrativo non identificato, non esistevano libri scritti così prima che se lo inventassero Powells e Bergier. È un libro che ha aperto e chiuso un genere, cioè c'è un genere al cui interno ci sta un'opera sola, il Mattino dei Maghi. È scritto in un certo modo che tanti hanno provato a imitare e tocca, mette insieme
tante tematiche che poi tanti altri hanno affrontato, ma separandole, propone una sintesi di percorsi che poi nessun altro ha proposto in quella forma. È un esempio di, tocca sempre usare ossimori, lo storico Jeffrey Herz. Lo storico Jeffrey Herz ha parlato di modernismo reazionario, è in un certo senso una forma di modernismo reazionario, ma diversissima da quelli a cui Herz allude, cioè la fascinazione per le macchine da parte dei fascisti e dei nazisti. Herz parla di quello, qui invece si parla di tutt'altro. Si dice che la nuova fisica, le scienze del XX secolo in qualche modo recuperano saperi antichi, alchimia e cose di questo tipo, no? E snocciolano aneddoti a valanga, incastonano dentro al flusso del testo sinossi anche molto lunghe di altri libri, o addirittura pari pari prendono alcuni racconti di fantascienza e li ripubblicano integrali come capitoli. E il libro è veramente magmatico, anche ripetitivo, ma la prima volta che lo leggi rimani stupefatto. E non lo leggi, cioè, almeno io l'ho letto da ragazzo la prima volta, e non lo leggi con grano salis, diciamo così, non lo leggi tanto con le pinze, perché vieni trascinato dentro. Oggi probabilmente risulta datato in molte parti, ma letto quando uscì dovette essere veramente un'esperienza notevole. Infatti poi ha generato tutta una serie di filoni, dalla, come che la chiamavano, l'archeologia spaziale, la paleontologia fantastica, tutta la questione degli antichi astronauti. Anche la riscoperta di Lovecraft in un certo senso nasce da lì, perché loro recuperano Lovecraft, suscitano una grandissima curiosità nei lettori e nelle lettrici europee dell'epoca, che Lovecraft non lo conoscevano per niente, e da lì parte un Lovecraft revival che arriva fino a oggi. E insomma, dal Mattino dei Maghi partono tantissimi percorsi. Qui in Italia negli anni 70 abbiamo avuto un autore a noi caro per molti versi, appunto Peter Colosimo. Colosimo non sarebbe stato possibile, o quantomeno non sarebbe stato possibile il suo successo, se non ci fosse stato prima il Mattino dei Maghi, che ha aperto quella possibilità. Nel libro lo smonto, diciamo, lo faccio anche debunking del Mattino dei Maghi, ne mostro i limiti e l'agenda nascosta, faccio vedere che Powell è un reazionario, veniva poi del resto veniva e in realtà non si è mai allontanato del tutto dall'estrema destra francese, dopo infatti ha collaborato con intellettuali della Nouvelle Droite, con Alain de Benoist, insomma dico tutte queste cose, al tempo stesso faccio vedere come funziona il dispositivo del Mattino dei Maghi, il produrre quell'incanto, e in qualche modo lo omaggio, usando le virgolette, lo omaggio riprendendo alcune caratteristiche. C'è un momento in cui io descrivo delle caratteristiche del Mattino dei Maghi, caratteristiche formali del Mattino dei Maghi, il lettore attento, la lettrice attenta, vedrà che quello che dico per il Mattino dei Maghi, si parva licet, vale anche per la costruzione del libro stesso che stanno leggendo, per la di complotto. Certo. Ora, per salutarti volevo rubare una frase a un libro che citi più volte, perché entrambi abbiamo trovato di grande ispirazione per scrivere di queste cose e occuparcene con questo doppio sguardo. Favole del reincanto di Stefania Consigliere. Stefania scrive: il nostro bisogno di incanto, di magia e di altrove fa tutt'uno con le lotte per altri mondi possibili e reali. Io credo che il tuo libro sia un esperimento pienamente riuscito nella direzione di conciliare meraviglia e lotta, e di questo ti ringrazio, convinto che fosse proprio il libro di cui c'era bisogno. Ringrazio io te, scriverlo, come sai, non è stato per niente semplice. Se il risultato convince, non posso che esserne felice, visto appunto tutto l'impegno che ci ho messo per arrivare in fondo, quindi grazie mille. Grazie Roberto, la Q di complotto, Alegre, di Booming 1.